bella sorpresa, vero? E chi se l'aspettava? Io stavo in pensiero, era un pezzo che non ci vedevamo, è vero? E invece eccomi qui. Sono due ore che l'aspetto. Oh, quando mi dispiace. Se l'avessi saputo sarei venuto prima. Comunque, si accomodi. Sono già accomodato. Ah, già, è vero, che stupido. Comunque allora si scomodi. Faccia il suo comodo. Faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento. Adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Ah, sì. Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Ma non posso? Come? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età? E sono minore. Sarei il minore suo padre, che cosa sarà allora? Maggiore. Come? Maggiore di per sé ieri a riposo. Ah sì? Sì, sì. E dove? Dove si trova adesso questa maggiore? Gliel'ho detto, a riposo. In questo momento sta riposando, sta a lungo sul letto. Allora lo chiama, altrimenti lo chiamo io, maggiore! Lo strido! Lo strido così che lo spaventa, poverino. Ma è stato proprio bene, sa. C'ha avuto il morbillo. Morbillo? E anche gli orecchioni. A proposito di orecchioni, dica, lei li ha avuti? No, io no. Eppure me l'avevano detto. Chi gliel'ha detto? Sua moglie. Mia moglie. Oh, babbo, babbo, babbetto, babbuccio, babbo d'oro. Ho sentito, l'ho sentito. E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraglia. Avanti, cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Vabbè, come sarebbe? Il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì. Poi, vi lascio soli, eh? Vai. Scusa. Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di prigione e l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Siamo o non siamo in democrazia? Abbiamo lei un maggiore riposo. Avrà una forte pensione. Oh, magari. Non me ne parli. Maggiore, maggiore. Mi scusi. Ho fatto domande contro domande. Non mi hanno mai voluto riconoscere il grado. Figli di una vionda. Ma lei non è maggiore dei bersaglieri? Come no? Ho 7 fratelli di famiglia, tutti bersaglieri. Io sono il più grande e quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Allora anche lei è un morto di fame. Nulla tenente. Ma non era maggiore. Ho detto nulla tenente, non tengo niente. Papi! La mia piccola Lola! Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? Oh, troppo buona, signorina. Prego, signora, sa? Tenga. Ma che labbra calde. Lo sa che ho sentito una specie di brivido blu? Oh, signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Sì. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, sì, figliola. Vado anche perché il signore vuole restare al rapporto con te, No, io ci sto. Sì. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Sì, papà. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Sì, papà. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate. Ricorda la Marmora. Sì, attenti! Riposo! Attenti! Conosci ostacoli. Che uomo. È un bersagliere. Ma che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina. Oh, acceccia qua. Acceccia qua. Signora. Prego. Grazie. Così. Ah. Contento? Sì, signora. Sì. Permette che mi seguo vicino a lei. E no, il mio cappello, signora. Dov'è? Qui. Scusi. Prego. Scusi. Prego, signore. Oh. Permetti che mi do un po' di cipria? Prego. Faccio il naso lucido. Sa, questi nasi. Lo trova grosso? No, signore. Le mie amiche mi dicono che c'ho un nasone, ma che invidia. Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere. Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No. Non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi. C'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini. Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Verranno, no?
Sono appena 10 anni che sono sposata. Oh. Mi dia tempo. Non so mica fiaschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo, vedo. Guardi che spalle. Sì, vedo. Tocchi, no, guardi no, che spalle. No, signora, perché? Ma che fa? No, ma che fa? Ma non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa un senso, mi fa. Con quegli occhioni. No, lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ma che gli fa le donne, lei, con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Ma che gli fai? A che gli fai? Scusi, sai, sono esuberante. Sì, signora. Signora, non faccia così, perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne. La mia carne urla. No, non è colpa mia la carne. No, signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico sono debole, lo sa, sono debole. C'è signora. No. Mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti spiace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Ti chiami Lolita? Lolita. Ti piace Lolita? Sì. E che gli fai, Lolita? No, niente. E che gli fai, Lolita? È un flagrante adulterio, vedrai. Sì, lo sono tutto mio marito. Sì. E tu, donna fedegafa, cornuto, ma chi sei? Bada, Santuzzo, schiavo non solo di questa vana tua gelosia. Non cantare. Scansati. No. Te scanso. Oddio. Hai doglio. No. O sangue suo mai a vivere. No. E tu, cosa vedosa, buttate te tattore in portate il tettotone in casa mia. Ma che cosa ha detto? Che cosa è? Portarsi il disonore in casa mia? No, io non l'ho neanche toccato. No, te toccò. Sì, diciamo la verità, mi toccò. Ah, toccato? Non la toccai. Vai a ammazzare. No. Spogliati. No. Nudo te voglio ammazzare. Lasci ammazzare. No. Te voglio ammazzare. No. Le soffese se lavano col sangue. No, col sangue, no. E come lo vuoi lavare? Col sapore. Bobbia. No, io vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete. 9 mesi, valgo così poco io. Santuzzo, ammazza. Hai sentito? Vai a ammazzare. No. Un anno. E poco. Ammazzalo. 2 anni. E poco. Ammazzalo. 3 anni. Ammazzalo. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te lo spargo. Vado. Sì. Ma vattene sopra. Che non ci mettere più bene in casa mia. Se ne vado. Signore. Vattene. Non c'è da averla qua. Vado. 3 anni. Non ci faccio una cosa. Vattene. E anche questa è fatta. Ma bevuta però.